Approda anche all'Aquila, grazie alla Fondazione Carispac, la mostra La Grande Guerra nella cartografia satirica d'Europa, che ha lo scopo di ricostruire in chiave ironica gli scenari storici, politici, sociali e letterari d'Europa negli anni del conflitto. In esposizione carte geografiche satiriche d'Europa realizzate tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Si tratta di una raccolta preziosa di tavole geografiche del collezionista Gianni Brandozzi dell'Associazione Culturale Giovane Europa di Ascoli Piceno, che consente di approfondire attraverso le immagini la storia comune dei popoli europei e le tensioni politiche esistenti tra i vari paesi del vecchio continente che hanno condotto alla deflagrazione del conflitto. A metà dell'Ottocento nasce la satira come nuova forma di comunicazione per le masse, e questo nuovo strumento si riversa sia nella cartografia, sia, anzi in particolar modo, nei giornali che raccontano gli avvenimenti europei attraverso questa chiave di lettura originale che è la satira. Dalla metà dell'Ottocento queste carte geografiche si trasformano e diventano antropomorfizzate, ossia prendono le figure umane per rappresentare gli stereotipi di ogni paese. Infatti, ad esempio, la Russia è rappresentata come un octopus, ossia un polipo che con i propri tentacoli cerca di arrivare in ogni parte d'Europa. Oppure l'Italia, spesso vista come una giovane ragazza, perché nella seconda metà dell'Ottocento, essendo nata come Repubblica nel 1861, è ancora vista come una ragazzina che muove i primi passi. La maggior parte delle carte provengono da artisti nord-europei, inglesi, e infatti è interessante vedere l'occhio con cui veniva vista l'Italia attraverso i paesi europei. La mostra allestita a Palazzo Fibioni è stata inaugurata lo scorso sabato e resterà in esposizione sino al 31 gennaio. L'iniziativa viene presentata in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale ed è in tour in tutta Europa. È stata fortemente voluta nel capoluogo di regione dalla Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila. Troviamo che sia molto interessante, anche l'ambientazione in questo palazzo dove in questo momento ha sede il comune dell'Aquila è particolarmente suggestiva. Credo che sia una buona occasione di incontro e una buona occasione anche di rivisitazione culturale dei fermenti e dei fenomeni della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento. Tutto questo è la traduzione grafica di quello che in Europa era vissuto per ogni nazione, lo spirito di ogni nazione così come veniva interpretato. E credo che questo sia divertente e al tempo stesso stimolante dal punto di vista culturale. L'evento ha ottenuto il logo ufficiale per le celebrazioni della struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il patrocinio del Comune dell'Aquila. In questa splendida sala di Palazzo Fibbioni ormai è tradizione per il Comune dell'Aquila ospitare delle mostre e degli eventi di carattere nazionale e anche internazionale, e oggi siamo proprio qui ad ospitare questo bellissimo evento. Noi come Comune dell'Aquila ovviamente siamo sempre propensi a promuovere questo tipo di iniziative insieme alla Fondazione Carispac.